touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic. 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 Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, Pierrusca fa. Unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it. Pierrusca fa. Ma no, bellissimo, bello, 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 un bel posto, complimenti a Carlo e a tutto il gruppone che ha reso felice una serie di amici e spero che questo locale abbia una grande fortuna. Anche le amiche, vedo che sono tutte in tiro. Vedi che siamo allora, beati ti comunico ogni sera a vedere tutto questo. Ogni è molto di più. Tra un poco montiamo un bel palo. No, no, pali per la lap dance. Io volevo chiederti una cosa, a parte la lap dance, insomma queste cose belle. Ma dimmi una cosa, l'hai fatto un panino quelli? Ho fatto io il cocktail calo. E calo che vuol dire? Questa è una cosa nostra. Il nostro soprannome. Poi abbiamo fatto i special cocktail Anita, Chiara, Licia, Roberto e Maria Grazia. Poi abbiamo uno puzzone, non ve lo dico chi è. Poi abbiamo uno pesante. Senti, ma gli ingredienti quali sono di questi cocktail Chiara, Licia, Anita, quali sono? C'è molto pepe? Peperoncino? Sono molto piccanti. Eh sì. Bisognerebbe venire qui a scoprirli. Speriamo che non siano molto alcolici, così non se ne vanno via quattro zampe i clienti. Beh, noi abbiamo i taxi. Ci sono i taxi con taxi. Abbiamo fatto una convenzione con i taxi. Inaugurazione di Pierrusca Caffè, come sta andando? Devo dire inizialmente non ci possiamo assolutamente lamentare perché stiamo andando molto bene, grazie a Carlo, grazie forse un pochino anche a me che qualche amico ce l'ho pure, ma non ci possiamo assolutamente lamentare. Spero bene, spero anche domani di andare molto bene. Vuoi darci qualche informazione sul locale? È un ritrovo di tanti amici, è molto bello, si può bere del buon vino, bere della buona birra e mangiare anche qualche buon panino. Contributo al locale qui? Quello intellettuale. Intanto sono seccatissimo. Sono seccatissimo perché il privé che mi aveva promesso l'editore non c'è, quindi ci deve essere il privé con la scritta direttore del Pierrusca Magazine. Quindi ma che una sedia, e un tavolino, no, non ci siamo proprio, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, quindi adesso vado da Carlo Valenti e gli spiego che Pierrusca Caffè sì, sta facendo dei passi avanti, ma ci manca qualche cosa. Quindi prossima apertura. Prossima apertura, diciamo, privé Paolo Vannini. Esattamente, dove potranno entrare soltanto pochi eletti. Ma la caratteristica di questo locale qual è, Chiara? È che i cocktail hanno il nome di ogni presentatrice. Come vediamo c'è il nome di Maria Grazia, volto storico di Phil Rose. Poi c'è Lisa, poi c'è Anita, poi ci sono io. E poi c'è il meraviglioso, simpaticissimo Sasà Salvaggio. Inaugurazione di Pierrusca Caffè. Siamo in questa bellissima piazza, stiamo attirando tantissimi giovani. Sì, sono contento per voi. Io evidentemente non faccio parte di questa schiera di giovani, sono qua perché sono amico di Carlo, quindi mi è sembrato giusto partecipare a questa inaugurazione. Ma il locale non è dedicato solamente ai giovani, quindi... Quindi posso entrare anch'io, dici tu? Vabbè, questa sera mi limito a fare gli auguri a Carlo, sperando, augurandogli in bocca al lupo, sono sicuro che andrà bene come tutte le cose che fa lui.
Firouz Café, anche lei qui. Sì, bellissimo posto. Speriamo bene possa andare sempre meglio le serate a Palermo, a Firouz Café. Fabiola Fernandez anche a Firouz Café. Ci segui ovunque. Sempre. Firouz, bellissima serata, caffè, veramente bellissimo. Penso che a Palermo ci mancava un posticino così accoglienti, pieno di amici, e quindi io ci sarò sempre, di sicuro. Anche tu a Firouz Café? Sì, io sono pure qui, è un bel posto, c'è moltissima gente, proprio c'è bella gente, è un posto molto fine, chic. Ti facciamo un augurio a Callo, come lo chiamano gli amici, un in bocca al lupo e soprattutto anche auguri per il suo prossimo matrimonio. Molti non lo sanno, ma convoleranno nozze con Federico. Che impressione ti ha dato questo locale? Ma per adesso buona, diciamo prima serata di inaugurazione, penso che sia tutto perfetto, tutto pronto per una grande stagione. Poi Carlo Valenti di queste cose già è un veterano, quindi lui ha fatto tantissime inaugurazioni, magari per gli altri, questa sera la fa per lui, in bocca al lupo a Carlo. Firouz Café. Ah, è un locale bello, devo dire, ho vissuto con Carlo insomma tutta la costruzione, tutta l'elaborazione di questo locale, devo dire molto carino, molto giovane, molto frizzante, quindi auguro tutte le fortune al locale e soprattutto che ci siano tanti giovani di Palermo che possano arrivare qui a bersi un cocktail, a mangiarsi un panino e a divertirsi. E tutte le tue fan? Ma io non ne ho solo conoscenti, quale fans? Due sole, chi sono? Due fan, Roberto Quali ce li assicuro. Siamo io. Bene. Io dico sì. E poi dico, se venite ci siamo io e Anita, c'è Roberto Quali, c'è Carlo Valenti. Quindi dici così non viene più nessuno. Calma, avanti. Alle prese con la cassa? Alle prese con la cassa, mia cara, che non è facile. Assolutamente. Come sta andando l'inaugurazione? Bene, sono molto molto felice. Una nuova avventura insieme. L'amore della mia vita, quindi direi che va bene. Cosa ti aspetti da questo locale? Da questo locale, insomma, quello che verrà, direi. Tante cose belle, ma soprattutto un punto di ritrovo caldo per le persone, soprattutto anche un'occasione per stare con le persone a cui vogliamo bene. Per te un momento in più per essere felice, perché l'altro qual è? L'altro è il 22 dicembre, tra 40 giorni io e Carlo ci sposiamo, quindi sono molto molto felice. Inaugurazione di Firouz Café. Bella pensata di Carlo, anche perché conosco Carlo da tantissimi anni, quando eravamo piccoletti. È stato sempre il suo sogno nel cassetto avere un locale tutto suo e adesso vederlo realizzare, diciamo, è un grande piacere perché conosco da tanto tempo. Angelo Dura Firouz. Angelo Dura Firouz. Ascolta me. Sì. Sì. Anita, che ci fai qua, Firouz? Amica di Facebook, come stai? Amica di Facebook. Tutti siamo amici di Facebook e tutti amici di Firouz. Sono contento, come avranno detto molti altri ospiti, di questo appuntamento straordinario condotto, devo dire, da Anita in questo caso, ma da Carlo Valenti, che è riuscito a mettere in piedi questa realtà a Palermo. Devo dire che mancava soprattutto in un posto così importante, in una location così bella e con i fotografi che mi stanno allampando. Grazie. Un'altra invenzione di Carlo, tra l'altro in questa cosa insieme a Peppe gli faccio tantissimi auguri, gli ho fatto un regalo che penso anche tu sai, conosci, abbiamo fatto un bel regalo, abbiamo fatto una bella cosa per questo locale, che dire, tanti auguri per questa nuova realtà che si presenta a prima vista molto, molto carina, molto innovativa. L'inaugurazione è molto carina, c'è tutta la Palermo che vediamo in genere nelle serate più in della città, per cui bene, mi fa piacere bere un bicchiere di vino con gli amici, congratulazioni.